Ciao amici, benvenuti. Riprenditi così non interrompo. Oddio. Ciao amici, benvenuti sul canale e benvenuti nel video da dopo ispezione. Più che un'ispezione è stata una gita con dei riscontri. Una gita con dei riscontri, quelle che si fanno e non, senza aspettarsi nulla e ti prendi sul K2 tanto per, no, perché c'è la leggenda di turno e quant'altro. Invece questa volta le rispostine ci sono state e ci hanno sorpreso, ci hanno veramente sorpreso. Io non me lo sarei aspettata. No, nemmeno non noi. Non me lo sarei proprio aspettata. E tanto da partire dal punto più clamoroso, cioè quello Oi che abbiamo sentito lungo le mura percorrendo appunto la strada che va su sulla collina, piccolo sentiero che arrivava fino a un certo punto dell'angolo, no? Lo spigolo del muro di cinta, ecco. E lì abbiamo sentito questo Oi che a orecchio nudo non abbiamo sentito perché sennò ci saremmo girati assolutamente, ma l'abbiamo sentito in fase di editing tanto da rimanerci insomma stupefatti, anche perché non vorrei dirla più grossa di me, però dopo quella della casa dei francesi nel famoso EVP vai via, quello forse siamo allo stesso livello, anche se non pronuncia nessuna parola di senso compiuto, ma sospirato, cioè non è un Oi, dici, c'è una persona, gente lungo il sentiero, no, è proprio una cosa sospirata che ci ha preso alla sprovvista mentre facevamo il montaggio, esatto. E poi in un posto dove i classici posti, ragazzi, dove siete abituati ormai a vederci spesso e volentieri, quindi posti leggendari che la fa da padrona poi il paesaggio, non tanto la leggenda o il caso scabroso, ma proprio il paesaggio. Invece in un posto così abbiamo trovato un EVP pari a quello della casa dei francesi, esattamente, che ancora Lara oggi si caga addosso quando pensa, insomma. Se mi doveste chiedere volete tornare voi io no, oddio, e no, se raggiungiamo i 7000 like, quindi è più no che sì, insomma, esatto. Allora sono tranquilla, esatto. Lara va dentro la villa dei francesi da sola, io l'aspetto fuori sai, se classici weekend spa. Esatto, poi ragazzi qui sotto lasciatemi l'IBAN così vi pago e mettete like. A parte io sono tranquilla perché tanto non arriveremo tanto. Esatto, quindi a parte queste stupidaggini che vi diciamo, intanto il computer parla da solo, ecco, è stata veramente una bella gita, una bella avventura, no, perché insomma non c'era niente di, però immergersi in quella che è la storia è stato veramente interessante conoscere quel posto, conoscere la storia di quel posto e le leggende che lo circondano. E non sono quei posti nascondono anche altro, nascondono anche altro di davvero interessante. Poi quel dipinto veramente particolare, queste suore senza il volto e inoltre la posizione delle loro mani che sembra nasconda un mistero anche quello. Sì. È stato bello. Andati giù, avete visto i piedi della torre, e lì ha cominciato a brillare il K2, abbiamo avvisato e lo ribadiamo ad oggi che comunque non eravamo in un posto disperso, isolato, eravamo in prossimità di una torre con relativa corrente accesa a beneficio dei turisti. Sì, c'era anche un ristorantino dove Lara voleva andarci a mangiare, esatto. Poi c'erano, nella chiesa, avete visto quella che abbiamo visto in principio, ecco, anche lì c'era tutto un impianto elettrico acceso, quindi è ovvio che le interferenze potevano esserci, però al di là della torre, che quindi possiamo assolutamente attribuire il brillio a queste contaminazioni, là dove eravamo lungo le mura eravamo proprio lontani da qualsiasi fonte elettrica che potesse esserci, quindi lì è stato veramente veramente strano, anche perché ha dato alcuni brillii in concomitanza a determinate domande. Sì.
noi mettiamo tutti i punti di domanda del caso, lo sapete, perché non diamo per certo nulla e non lo faremo mai, però se non altro erano curiosi. Ormai siamo abituati a Fagiani e compagnia briscola, per cui insomma mettiamo sempre i puntini sulle i. Abbiamo ipotizzato sì le monache, ma sì, i soldati, i contadini che hanno vissuto lì, un viandante che può essere passato di lì, possiamo ipotizzare qualsiasi cosa. Esatto. Quando si va così indietro nel tempo, nello stesso tempo però vi diciamo un attimo ragazzi, andiamo con i piedi di piombo, respiriamo profondamente, perché non è il brillio che è la risposta di uno spirito, di un'entità o di qualsiasi altra forma di energia che potrebbe vagare da quelle parti. Peccato che non abbiamo sentito il primo rumore fortissimo che abbiamo sentito, perché proprio la videocamera non l'ha registrato assolutamente, anche se subito dopo o qualche minuto dopo insomma abbiamo avvertito un forte tic che sembrava a noi l'abbiamo percepito come se arrivasse dalle nostre spalle, sì, o meglio alle spalle di Lara perché era rivolta di qua, e invece alla fine sul in fase di editing sembrava lì dove eravamo noi, e quindi anche questa cosa è parecchio strana perché l'abbiamo sentita lontano, invece era parecchie volte capita, sì, che quello che si sente non corrisponde poi a quello che viene registrato. Esattamente. E allo stesso tempo da una persona all'altra, tu, sì, lo senti in un modo, io posso percepirlo in un altro. È stato interessante veramente. Come dicevamo durante la chiusa del video, ecco, è un posto sì ovviamente leggendario, sì ovviamente paranormale per chi vuol credere a queste cose, però è anche un posto turistico, quindi invitiamo chi dovesse abitare in Lombardia, ma non solo, di farci andarci una passeggiata. Nulla e nessuno vi vieta di portarvi con voi un K2 se l'avete comprato, ma come abbiamo fatto a noi, prescindere dal K2 o da altre attrezzature, è un posto dove ci possono andare bambini, animali. Sì, sì. C'è un ristorante, quindi se volete a fine visita, tra l'altro ce n'era una visita guidata, ma eravamo fuori orario, se no l'avremmo fatta volentieri. Sì, esatto, infatti l'abbiamo detto anche nel video che non abbiamo potuto seguirla perché non eravamo giusti, diciamo, con gli orari. Sì. Però abbiamo proceduto da soli. Esatto, però ripeto, dopo la visita chi vuole rifocillarsi c'è un bar che fa anche da ristorante. Ci sono i bagni, insomma la struttura è stata adeguata, è modernizzata e con tutti i comfort possibili immaginabili. Esatto. Che da una parte mi viene da dire deturpano, perché quello non era il posto originale, ovvio, certo, ma nello stesso tempo danno la possibilità a questi enti di mantenere in vita questi posti e di non vederli abbandonati come, sì, purtroppo se ne vedono tanti. Tra l'altro in biglietteria ci hanno anche riferito che quella chiesa è adibita a conferenze, sì, a presentazione visto di, sì, libri o chi ne ha più ne metta, sì, quindi questo famoso posto insomma vive una seconda vita, insomma. Anzi, celebrano anche matrimoni. Matrimoni, c'è, sì, la pubblicità, sì, sì, cioè, come al solito noi facciamo pubblicità e nessuno la fa noi. No, sì, esatto, sponsorizziamo i posti che andiamo a vedere, ma perché sono posti che veramente meritano. Sì, va bene ragazzi, allora se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, fate il vostro cose, dovere come abbiamo, esatto, detto, ma soprattutto il video di lunedì che è molto interessante, chi se lo fosse perso e fosse capitato per caso in analisi, non che si debba curare in analisi, nel senso in questa analisi, ecco, vado a vedersi anche il video di lunedì, lasciate commenti, diteci, esatto, la vostra, e vedete che nei limiti del possibile noi rispondiamo sempre, esatto, per cui lasciate il vostro commento che a noi fa molto molto piacere. A voi non costa niente, a noi invece ci date una gran mano. Esatto. Ok, alla prossima. Ciao. Ciao.